Io mi sono sentito ieri con il professor Nicola Casagli, che è il presidente dell'OGS, che è l'istituto che ha una convenzione con noi, cioè noi abbiamo una convenzione con loro per il monitoraggio sismico, hanno una rete sismica molto molto capillare in tutto il nord-est in modo particolare, e anche il professor Casagli, come ho visto il professor Doglioni, non collegano direttamente i due eventi secondo uno schema di faglia sovrapponibile, sono due cose separate, ma nessuno dei due esclude il fatto che uno possa essere stato in qualche modo una forma di innesco per l'altra. In modo particolare il professor Doglioni dice: un terremoto si innesca quando un movimento di crosta terrestre di due zone differenti che si spostano accumula una tensione di energia rilevante, superata un certo valore la roccia si rompe, la crosta terrestre si rompe e sprigiona energia. Se c'era uno stato di tensione rilevante nella zona del Veronese già prima, potrebbe essere condizionale, potrebbe essere che le scosse che ci sono state in Croazia siano state la goccia che ha fatto traboccare il vaso, innescando in un'altra faglia le scosse che si sono registrate nel Veronese. Ovviamente l'attenzione va tenuta sempre alta, il nord-est è una zona particolarmente vulnerabile, lo sappiamo, e quindi io lo approfitto di questi giorni, perché tante volte i sindaci mi invitano a presentare il piano di protezione civile del loro comune e non viene mai nessuno. Ci troviamo io, il sindaco, la moglie del sindaco precettata, il capo della protezione civile e basta. E invece lì vengono fornite tutta una serie di informazioni importanti e che ogni cittadino dovrebbe conoscere.